Buongiorno e bentornati nel mio canale. Come state? Allora, oggi è venerdì 6 novembre ed è un video veramente speciale perché in collaborazione con Erika del canale Una Nuvola di Zucchero. Sono veramente contenta di collaborare con lei. Questo video riguarderà il mondo delle pulizie, ci saranno un po' di domande alle quali noi risponderemo e vi invito a iscrivervi al suo canale. Erika è veramente una ragazza pazzesca, molto energica, molto divertente. Sono sicura che il suo canale vi piacerà tanto. Io vi lascerò nell'info box il link diretto del suo video e il link diretto del suo canale, così che voi possiate iscrivervi. Allora, io ho dovuto Ma mi sono mandata insomma le domande su un altro telefono e ora iniziamo subito. Pulisci i vetri senza lasciare aloni? Allora, io per pulire i vetri ho il mio detergente preferito che è il Cif Vetri, quindi una semplice spruzzata della carta Scottex e credetemi, i vetri vengono che sono veramente perfetti. Cosa usi per lucidare i pavimenti? Allora, in realtà non ho un prodotto particolare per lucidarli, perché comunque io uso i detergenti, quelli per i pavimenti, che spesso vi faccio vedere negli svuota la spesa. Quindi il primo che mi viene in mente è quello alpino della Coop. E credetemi, io ho il parquet in casa e me lo lascia sempre comunque lucido, pulito e profumato. Che prodotti usi per spolverare? Allora, io utilizzo sempre il Cif Vetri e utilizzo un prodotto apposito tipo mangiapolvere e i panni della Swiffer, con i quali mi trovo veramente bene, soprattutto nella zona televisione, che lì comunque si accumula sempre molta polvere. Che prodotto utilizzi per pulire il bagno? Io utilizzo lo Smac Bagno, mi trovo veramente bene, soprattutto perché ha un profumo eccezionale. Come rimuovi il calcare dalla doccia? Utilizzo un prodotto apposito per la doccia. In questo momento mi pare sto usando Doccia Expert. Non mi viene in mente la marca, però comunque costa poco, ma è veramente efficace. Poi, quali sono i tuoi prodotti preferiti per le pulizie? Classificali a zone, cucina, bagno e pavimenti. Allora, il mio in assoluto preferito per la cucina è la candeggina gel della Mastrolindo perché pulisce veramente bene e mi dà proprio quella sensazione di pulito. Per il bagno, come dicevo prima, il mio preferito in assoluto è lo Smac Bagno e per i pavimenti, quello, il detergente alpino della Coop. Come imposti le tue pulizie giornaliere? Allora, devo dire che dipende perché quando lavoro torno a casa che all'incirca sono le 12:30-13, quindi pranzo, e poi inizio a dare una passata veloce, quindi i letti, le camere, lavo a terra, spolvero il soggiorno, il bagno, che quello cerco di pulirlo una o due volte al giorno perché comunque si sa, il bagno è il posto che si utilizza di più e che per quanto mi riguarda voglio sempre insomma che sia pulito. Quindi io mi organizzo così. Quando invece ho il giorno libero, quindi ho un giorno libero a settimana, faccio le pulizie quelle più approfondite, quindi cambio i tendaggi, i tessuti del divano, le federe, spolvero in maniera approfondita, pulisco a fondo la cameretta di mio figlio, utilizzo la scopa a vapore, quindi insomma cerco di dare una bella pulita alla casa in modo che poi durante la settimana comunque mi basti, ecco, fare le pulizie veloci. Ecco. Poi, le pulizie ti rilassano? Allora, io devo dire di sì, perché comunque mi metto la musica, inizio con la testa a viaggiare, a pensare e nel frattempo pulisco, quindi sì, a me rilassano. Hai una zona preferita da pulire? Allora, in assoluto mi piace di più la cucina perché comunque cambio sempre gli oggetti, mi piace mettere le tovaglie, mi piace proprio, diciamo, renderla il mio bijou.
Utilizzi il vaporetto? Assolutamente sì, io ho il vaporetto, quello della Sien del Lidl, col quale mi trovo molto bene e in più da pochissimo tempo ho comprato la scopa a vapore che ha diversi, come posso dire, diversi pezzi con i quali posso pulire in maniera approfondita il divano, i tessuti, le piastrelle, quindi sì, assolutamente e mi trovo veramente molto bene. In che modo pulisci il divano e i materassi? Allora, li aspiro perché appunto la mia scopa, diciamo, si può, come posso spiegare? Si possono mettere in maniera diversa i pezzi in modo da poter anche pulire per bene sia il materasso che il divano. E in più poi utilizzo il vaporetto e in quel modo sono sicura veramente che sono puliti, soprattutto perché sul divano comunque salgono sia il cane che il gatto. Come ti organizzi con tendaggi e tappeti? Allora, come dicevo prima, una volta a settimana tolgo le tende, i tessuti dal divano, lavo una barra due volte alla settimana le lenzuola e i tappeti anche una volta a settimana li lavo tutti. Io non ne ho tantissimi, sono piccoli e sono facilmente lavabili in lavatrice. Questa era l'ultima domanda. Io mi sono divertita a fare questo video perché comunque mi piace parlare del mondo delle pulizie. Soprattutto sono contenta perché appunto in collaborazione con Erika, la quale ringrazio ancora. Quindi grazie Erika per questo video in collaborazione con te. Spero insomma che sia il primo di tanti altri. Vi invito ancora una volta a iscrivervi al suo canale e anche al mio se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina. Io ora vi saluto, vi invito anche a seguirmi su Instagram. Io sono Adriana Channel YB e vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao!